La spesa di Natale. We wish you a Merry Christmas. Siamo qua a comprare le cose di Natale e vi vogliamo far vedere proprio tutte le cose tipiche di Napoli e vedere se troviamo qualcosa di buono. Andiamo, andiamo. Oh, quanta roba in questo pacco! C'è già stato aperto: panettone, biscotti, la pasta. Buonissimo. Guarda qua, panettone senza glutine. Ma chissà com'è. Nuova ricetta. C'è il burro. C'è burro, c'è anche l'olio di palma, quindi voglio dire, meglio di no. Oh, cioccolatini. Dove sta la cioccolata? La sta Nancy, è vero? A guardare tutti i cioccolatini. Wow. Mamma mia, che meraviglia. No, vabbè. E questo ti ha tirato questo paccone? Sì, è tutto bello incartato. Ragazze, guardate quanto salmone, vorrei fare delle tartine al salmone per antipasto, che dici Carlita? Le tartine al salmone, guarda quanti tipici sono. Sì, buono. Come antipasto. Io lo adoro, il salmone affumicato, ma basterà, è troppo poco per noi, ce ne vuole di più. Questo qua è il mio preferito in assoluto, con tutte le spezie. E semi di papavero, a me piace pure l'acqua. Quello classico, quello classico. Comunque il salmone ci vuole. Sì, sì. A Natale. Il ciotechino, a me non piace. No, neanche a me. Sto cercando delle merendine senza olio di palma per Max, ma invano, perché ce l'hanno tutto, è incredibile. Oh, noi di griglieri degli acidi grassi, no. O c'hanno uno o c'hanno l'altro, incredibile, uffi uffi, Nancy, non ci sono. Pensate che di questo il primo ingrediente è il grasso di palma, cioè è l'ingrediente predominante, no? Comunque sto in crisi, basta. Dovete inventare delle merendine senza olio di palma. Uffa, controlliamo anche queste. E che te lo dico a fare, olio di palma non idrogenato. Mi fa morire misura senza latte e senza uovo e poi con l'olio di palma. E quindi potiamo. Cavolo, una cosa l'ho trovata finalmente, senza olio di palma e senza grassi idrogenati. Ah, evviva! Ho trovato un'altra cosa buona buona, questi qua, appena è la prima volta che li vedo, con cake, con yogurt. Questi qua, se leggete negli ingredienti, sono super super sani, hanno la farina zero, ottimo, vabbè, hanno lo zucchero. Allora i semi girasole e le uova non hanno schifezzi, olio di palma, mono e di gliceridi, non hanno nulla. Molto molto sani. Ma sono 20 pezzi, Max mi li tirerà dietro. Ah, in vita cioppette, le ho trovate anche in versione piccolina, che questi effettivamente erano un po' troppi. Questi qua costano 75. È ottimo, sano, buono ed economico. Io più le parto prima del pesce. Sì, sì, andiamo, andiamo. Dai, facciamo. Oh, guarda qua. Dai, vigilia, facciamo una serie di pesce. Cosa ci mangiamo di buono? Non lo so, vongole, ostriche, gamberoni. Sì, sì. Allora prendiamo il salmone, ancio di salmone. Un po' di baccalà si fa, Napoli si usa proprio. Baccalà fritto. Però lo facciamo al forno, che viene brava. Buono comunque. Ragazze, volevo mettere anche il caviale sulle tartine, ma cos'è questo? Il peperoncino? No, oddio! No, 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 sì, io lo voglio! Crema di peperoncino piccante, olio di girasole, aceto di vino, sale, è buonissimo! No, no! Se lo volete il video nel nostro baccalà al forno, non fritto, viene una patina, sto dicendo, una crosta croccante, buonissima! Viene più buono al forno che fritto. La pasta fresca noi la facciamo noi, ovviamente. Sì. Ah, finalmente la frutta secca. Allora, i datteri che piacciono tanto a mio padre, li prendiamo questi qua. Prendiamo pure un pacco di fichi, che ci vogliono, questi io li faccio ripieni, è vero? Buoni. Io ci metto pure il cioccolato. Non avevo dubbi. Tutto, le noci, le noccioline. Nancy, no, vabbè, guarda qua. Quanto cioccolato, oddio, c'è cioè, da svenire. E guarda questo, questo lo prendiamo, fondente con le nocciole, è buonissimo. Le castagne mi piacciono tantissimo, queste qua, castagne del prete, le adoro. Pure le bacche di goji, guarda,
Noberasco, bravo Noberasco, un bel pacco, questo è bello come regalo, non è? Sì. Se te lo regalassero saresti contenta? Non tanto. Va bene, viva la sincerità. Prendo questi, ragazzi, non so tra quali scegliere. Sì, questi ci sono prugne, albicocche, li vorresti tutti e due, secondo me. E questi invece questi. Sono fichi ricoperti di cioccolato. Questi sono più schifosi. Sì, questi. Saffette. Carine, buone, se essiccate. Sai che queste sono buone proprio? Fichi già con la noce dentro. Oddio, questi sono quelli che faccio io già ripieni. Che meraviglia, troppo belli. Oddio, impazzisco. Ma questa ananas a fette è troppo bella. Però è piena di zucchero. E questa è l'arancia. Oddio, ragazzi, impazzisco per sta roba. Per frutta una bella ananas. Ci vuole, ragazzi, ci vuole. Capiamo l'ananas. Vabbè, noi è poi vero. Abbiamo pensato questo menù, poi non so se faremo tutto oppure. Infatti, vabbè, noi abbiamo accattato cose. Vabbè, noi poi vi facciamo vedere cosa facciamo. Eccoli, struffoli! Eccoli, struffoli! Questi sono dei dolci tipici che noi facciamo comunque anche in casa. Infatti, se volete vi facciamo il video. E poi questi qua, guarda, questi sono i dolci tipici. Rococò e mustaccioli, dolci tipici napoletani, buonissimi. Questi si mangiano senza pensare a nulla, si mangiano e si devono godere. Oh, guarda, i popcorn con il caramello. Sizio, croccante di popcorn. Che meraviglia, ne guarda, la faccio dire il Dio. Oh, vabbè. Pure con le noccioline, però poi popcorn non l'ho mai visto veramente. Guarda, c'è anche il torrone. Buono il torrone. E poi vabbè, qua ci vorrebbe tutto. Oh, guarda sta scarpetta. Scarpetta di troppo, troppo carina, buonissima. Non si può non mangiare rococò e mostacciuli questi. E questi al cioccolato sono troppo troppo buoni e si mangiano. I miei preferiti sono i mostaccioli al cioccolato, ovviamente. Invece a me i rococò. Bella notizia, saranno anche pieni di zucchero, però non hanno olio di palma. Ah, e vai! Che come se fossero fatti in casa, un dolce tipico napoletano. Vabbè, se li fate in casa sono ancora più buoni. Sì, però anche gli struffoli sono comunque senza olio di palma, sono dolci tipici. Fateci sapere se volete qualche altra ricetta, che ve le facciamo. Babbo Natale, arriva! Oddio! Oddio, guarda quante grasse qua! Oddio, guarda queste! Sì, queste sono senza donuts, sono delle ciambelle americane. Schifosissime. Cioccolatini senza olio di palma. Guarda che non è facile, tipo quelli là della Kinder ce l'hanno quasi tutte le cose. Tipo pure questi che già noi questi sono buoni e non c'hanno l'olio di palma. Li se compriamo? Fate, si trovano comunque. Si trovano, sì. Invece le merendine è più difficile. Pure già, gli occhi sono buoni, senza olio di palma e senza grassi. C'è sempre un po' di monodicero, vabbè, sono cioccolatini. È ovvio, però almeno non tengono tante schifezze, che c'è una cosa buona. Prendiamo, è Natale. A Natale puoi mangiare tanto. Cioccolato. Lolis, che vi ho fatto il video sul primo canale di delle ricette. Il video delle ricette di Natale, ho fatto un prodottino per la bellezza con questo qua. Intanto mi dite che non lo trovate, io lo trovo sempre al supermercato. Mi piace tantissimo sul corpo. Andiamo a pagare che sta chiudendo, andiamo! Ragazzi, vi mandiamo un bacio grande, abbiamo fatto questo video a volo per condividere con voi la nostra spesa di Natale. Abbiamo comprato tante cose e se volete vi faremo il video di cosa abbiamo cucinato, proprio il menù a tavola in famiglia. Noi mandiamo tanti baci, al prossimo video ci guardano tutti. Ciao Nancy, ciao ciao. Sete. Salta. Vieni Amolina, vieni. Vai. Eccoci qua, siamo tornate, volevamo far vedere tutte le cose tipo noci e nucelle, queste cose buone che abbiamo comprato. Fateci sapere se pure voi le mangiate, amate tutte queste cose. Allora, nocciole, poi i datteri che sono buonissimi, questi qua, mamma mia, sono troppo questi buoni. Questi sono senza zucchero, sono naturali. Anche i fichi senza zucchero. I fichi, questi qua da fare di pieno, sono troppo con buoni, ragazzi. Io li adoro veramente. Ma queste sono le più preferite, le castagne. Ah no, queste sono le mie preferite, veramente, le castagne sono buonissime. E sono super morbide dentro. Poi nocciole sbucciate. Questa è una cosa che io adoro. I fichi ricoperti di cioccolato fondente. Madonna, queste sono troppo buoni, ragazze. Mamma mia, questa è proprio una prelibatezza. Gli arachidi ovviamente ci vogliono. Questa è un'altra cosa. Vedo pure un po' troppo golosa. Oddio, nocciole con cioccolato fondente. Madonna. E poi ho visto pure l'avocado, sì. Che serve sempre questo qua. L'avocado. Le bacche di goji. Pure un po' spumo. Le bacche di goji. Healthy.
sano. Poi mi sorpreso, oddio, amarene ricoperte di cioccolato. Madone, ti è spaccato queste amarene. Aspetta, ci sono pure queste, scorzette di limone col cioccolato. Oddio, ma dove trovate questa roba? Mentre tu giravi, io l'ho presa al volo. Sei unica, no? Poi abbiamo preso queste, sono le mandorle, vari tipi, non sapevo, ero indecisa se prendere dolciate o pelate. Brava, ho fatto bene. Perché per fare questi due dolci che vogliamo fare a Natale, casomai vi facciamo vedere. E diciamoli quali sono. No, non mi riprendo, oddio, sto in pigiama. Sono i mustacciuoli rococò. È vero, qui rococò e mustacciuoli. Ah, pure le noci. Comunque, vabbè, qua sta pure il pane di Paquito. Che non è pane, è proprio un panettone, è diverso, enorme, vabbè. Ma proprio questo salmone, proprio questo salmone così come i pesce, poi vedrete magari nel video. Per fare, poi facciamo vedere il nostro menù, ya? Vi mandiamo un bacio grande, mi raccomando, se volete il video del come si chiamano? Del menù di Natale. Menù di Natale, ma soprattutto volete il video dei rococò, mettete un pollice in su, è vero Cookie? È vero Molly? Madonna, che è tutta questa roba? E vi mandiamo tanti baci, ciao! Ciao!